letto per voi. Il professor Francesco Alberoni, nel suo nuovo libro L'arte di avere coraggio, nei vari capitoli fa riflettere sugli atteggiamenti di passività che stiamo assumendo. Capita a tutti in qualche momento della vita di chiedersi: ma ne vale la pena? Tra gli esempi che lei fa, professore, ad esempio, tu lavori tanto in un'azienda, cambia il direttore e tutto il tuo precedente lavoro viene ignorato, come se non avessi fatto nulla. E allora, professore, ne vale la pena? Io so che il più grande pericolo che ci minaccia è lo sconforto. Cioè, quando succede una malattia, succede un disgrazia, succede una difficoltà, viene anche licenziato, noi a questo punto le nostre difese si abbassano ancora di più e compare lo sconforto. Lo sconforto è una malattia del cuore che indebolisce e che ci indebolisce. E io credo che in buona parte il coraggio sia una lotta contro lo sconforto. Non è l'ottimismo ottimista che guarirò, farò, no, tu fai tutte le cose razionali, con patente, con tenacia, ma non ti lasci travolgere dallo sconforto. Ecco il coraggio, non farsi travolgere dallo sconforto. Francesco Alberoni con L'arte di avere coraggio, pubblicato da PM. Sono Lilli. Letto per voi.